Alcuni anni fa Michela Tosco aveva tenuto una conferenza sul villaggio operaio di Leuman, proprio in questa sede, e poi aveva organizzato anche una visita guidata al villaggio operaio. Ma rileggendo il tutto mi era sembrato che il discorso fosse proprio confinato molto a Leuman, come se fosse l'unica realtà di quel tipo esistente sulla faccia della Terra. Invece questa sera volevo un pochino parlare dei villaggi operai, inserendoli anche in un contesto non solo italiano, ma anche storico-filosofico, un momentino per vedere quali sono i presupposti che sono particolarmente interessanti, perché non si parlerà solo di architettura, ma vedrete di tantissimi altri argomenti. Ecco, quindi scopo di questo incontro è quello di puntualizzare alcune delle connessioni esistenti tra il pensiero filosofico del primo Ottocento, il progredire dell'industrializzazione in ambito europeo e la realizzazione concreta di alcuni villaggi operai nell'Italia padana verso la fine del medesimo XIX secolo. Per villaggio operaio si intende, secondo l'accezione proposta dalla moderna archeologia industriale, un'entità microurbanistica sorta in funzione della presenza di uno stabilimento industriale, dotata di valenza sociale e di una certa autonomia organizzativa. L'intento è quello di costruire ex novo una comunità che può anche apparire un po' chiusa in se stessa, nel forte senso di appartenenza che pervade i suoi componenti. L'argomento quindi si presenta estremamente interessante in quanto coinvolge diverse discipline, dalla filosofia alla letteratura, dalla storia, in particolare quella economica, all'architettura e all'urbanistica. Non si tratta quindi di una serie di case operaie, ma di uno specifico microcosmo sorto intorno al centro produttivo. Questa chiarificazione è importante al fine di non includere nella categoria qualsiasi fabbricato destinato ad abitazione dei lavoratori. In Italia, per rimanere nei limiti di questa definizione, per così dire, un po' restrittiva, di villaggio operaio, confluiscono alcune tematiche di fondo della storia economica della seconda metà dell'Ottocento italiano. Il problema di garantire abitazioni alle maestranze operaie che venivano da fuori, la necessità di migliorare le condizioni di vita dei prestatori d'opera anche ai fini produttivi, dal momento che vanno già affermandosi le società di mutuo soccorso e il movimento socialista, e di conseguenza l'esigenza degli industriali di annullare le potenzialità eversive della nascente lotta di classe mediante un filantropismo volto ad attenuare le più evidenti sperequazioni sociali. Il discorso va comunque affrontato in un'ottica di più ampio respiro. L'idea di comunità autosufficiente è già presente in Tommaso Campanella. La sua Città del Sole, pubblicata nel 1623, pensate, è infatti il risultato dell'intervento dello Stato sui cittadini per soddisfare i loro bisogni materiali, garantendo così ad ogni singolo individuo una libertà spirituale altrimenti irraggiungibile. A prescindere da questo importante precedente, le più copiose teorizzazioni filosofiche relative a comunità autosufficienti e legate comunque al momento produttivo sono ascrivibili ai pensatori socialisti precedenti al proporsi del marxismo cosiddetto ortodosso. Si tratta cioè di alcuni filosofi, e in certi casi non soltanto tali, accomunati nella categoria del cosiddetto socialismo utopistico, proprio in virtù della notevole componente ideale e poco concreta compresa nelle loro teorie. Sono autori che scrivono spinti dalla questione sociale che era sorta sulla scia della rivoluzione industriale e delle sue ripercussioni sulle condizioni di vita delle masse operaie. La bibliografia sulla rivoluzione industriale è piuttosto ampia, di qui ricordo soltanto gli studi di Thomas Ashton, tra cui il volume La rivoluzione industriale, pubblicato dalla Terza Editore.
nel 1970. Il progresso tecnologico comporta però spesso, soprattutto comportava, beh, li comporta anche adesso in un altro senso, risvolti negativi, talvolta addirittura tragici, circa le condizioni di vita della classe operaia. Di questo argomento si è occupato in particolare Friedrich Engels, soprattutto in due opere: La situazione della classe operaia in Inghilterra, pubblicata a Lipsia nel 1845, e La questione delle abitazioni, composta tra 1872 e 73. Engels era figlio di un industriale. In particolare, nella prima di queste due pubblicazioni, al termine di una disanima quasi dickensiana della situazione tragica delle masse operaie, si legge: tale è la situazione del proletariato industriale inglese. Dovunque ci volgiamo troviamo miseria permanente o temporanea, malattie che derivano dalle condizioni stesse di vita o dal lavoro, degradazione morale, dappertutto distruzione, un lento ma sicuro logoramento della natura umana, sia per quanto riguarda il fisico che per quanto riguarda l'intelletto. Può durare questa situazione? Si chiede Engels, ovviamente no, è la nostra, ma non soltanto la nostra risposta. La rivoluzione industriale quindi è un evento storico non limitato esclusivamente al settore produttivo, ma che coinvolge nelle sue conseguenze l'intero assetto sociale ed anche politico delle varie nazioni in cui via via si va sviluppando. Come reazione della classe operaia ai più clamorosi soprusi sorgono le prime associazioni di mutuo soccorso, l'embrione da cui si svilupperanno in seguito i moderni sindacati. La questione inoltre si riveste di un substrato sia filosofico che politico, e questo è senza dubbio l'aspetto più pericoloso agli occhi di chi detiene il potere. Risale infatti al 1848, un autentico 48, un anno fatale per l'Europa sotto molti punti di vista, la pubblicazione del manifesto del Partito Comunista siglato da Karl Marx e dal già citato Friedrich Engels, quel signore che abbiamo visto prima. L'incipit del testo è quanto mai perentorio. Uno spettro s'aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono alleate in una santa battuta di caccia contro questo spettro. Papa e zar, Metternich e Guizot, Zo era il primo ministro francese, radicali francesi e poliziotti tedeschi. La conclusione del testo è altrettanto drastica: proletari di tutti i paesi, unitevi. L'esortazione ovviamente non cade in un vuoto di pensieri, infatti idee socialisteggianti serpeggiavano già tra gli intellettuali e tra le masse operaie, seppur in assenza di precise coordinate organizzative. In questo contesto si possono collocare i già citati autori riferibili al socialismo utopistico, proprio per ridurre ad un'estrema sintesi una questione invece molto più articolata. Ne vediamo tre rapidamente. François Fourier è il teorizzatore del falansterio, una comunità di circa 1600 persone finanziata dall'iniziativa privata, dove ognuno può esercitare il mestiere che preferisce. Ogni famiglia avrebbe occupato un'abitazione propria di dimensioni congrue e avrebbe potuto scegliere se restarsene nell'intimità o se invece usufruire dei servizi comuni. Fourier non chiede un'assoluta uguaglianza economica ed è convinto che ogni tipo di lavoro necessario può divenire piacevole e ben organizzato se vengono assecondate le inclinazioni di ciascuno. Beh, sono utopisti, eh? Etienne Cabet è l'autore del romanzo Voyage en Icarie, pubblicato nel 1840, la premessa alla fondazione di Icaria nel Texas prima e nell'Illinois poi. Il modello proposto da Cabet è quello di una comunità basata sulla totale comunione dei mezzi di produzione.
mentre lo Stato ha il compito di controllare le attività essenziali di Icaria, nel cui ambito le cariche sono elettive. Il modello è quello di un ideale città-Stato, secondo un filone di pensiero che si riferisce sia alle istituzioni delle città medievali, sia alla comunità ipotizzata da Jean-Jacques Rousseau nel Contratto sociale. L'inglese Robert Owen è senza dubbio il più interessante tra questi scrittori, in quanto nel suo caso la teoria si sviluppa contestualmente alla sua applicazione, stavolta ci hanno provato, la sua applicazione pratica nel villaggio scozzese di New Lanark, sorto intorno a una filanda e tuttora meta turistica di tutto rispetto, nonché esperimento sociale a suo tempo apprezzato anche dai contemporanei. Si tratta in sostanza della realizzazione concreta delle tesi di Owen, nella fattispecie conscio dell'importanza che l'istruzione riveste nella crescita degli uomini come individui e soprattutto dei bambini, ai quali di rimando devono essere limitati i lavori più faticosi da compiersi comunque non prima dei 12 anni di età, cosa che allora era impensabile perché venivano sfruttati fin dai primissimi anni di vita. Le tesi di Owen partono dal presupposto che l'ambiente di vita influenza in modo determinante il carattere degli uomini, per cui un buon ambiente lavorativo diventa la premessa fondamentale per garantire alle maestranze un buon livello di soddisfacimento personale. Per alcuni anni la New Lanark di Owen è una prospera azienda commerciale e nel contempo rappresenta il primo tentativo di coinvolgimento totale degli operai in un disegno sociale predisposto ad hoc dall'imprenditore, premessa di benessere personale e di elevato rendimento aziendale per ciascun lavoratore. L'imprenditore garantisce agli operai salari elevati, un'abitazione decorosa, negozi nelle vicinanze, scuole per bambini, eccetera, secondo una concezione paternalistica, ma con indubbi riscontri positivi in termini di benessere generale e di produttività. L'esperimento di Owen però non regge all'impatto con un grave periodo di recessione economica, per cui fallito questo tentativo a New Lanark, il filosofo manager inglese si impegna nella creazione di villaggi di cooperazione, pensati sul tipo del modello precedente e tuttavia improntati, forse più realisticamente, a criteri di mescolanza tra industria e agricoltura, in un clima di reciproca cooperazione. Tale impostazione è destinata a perpetuarsi anche nel progetto cooperativistico di New Harmony, voluto da Owen nel 1824 negli Stati Uniti. Pensate che New Lanark aveva cominciato a svilupparsi nel 1800 come anno, non come secolo. 1824 negli Stati Uniti, New Harmony, è fallito sia per la composizione troppo eterogenea dei partecipanti all'avventura, sia per i loro interessi contrastanti. New Harmony è stata comunque la prima comunità sorta negli Stati Uniti su base non religiosa e questo dato la contraddistingue da tutte le precedenti molteplici esperienze. Il volume Per una nuova concezione della società, che è qui, edito dalla Terza, raccoglie i più significativi scritti di Robert Owen, che come scrittore è un tantino prolisso e ripetitivo. Lo studioso inglese George Douglas Howard Cole, autore di una monumentale storia del pensiero socialista, si è occupato anche dei precursori del marxismo. In particolare, a proposito delle comunità progettate da Fourier, Cabet e Owen, annota che hanno lo scopo di insegnare al mondo intero una nuova maniera di vivere, più che di permettere a pochi eletti di appartarsi per non essere contaminati dall'umana malvagità. Queste sono dunque in sintesi le premesse filosofiche di quel concetto di villaggio operaio che si inserisce organicamente
nel nascente panorama industriale delle singole nazioni europee. I villaggi operai, infatti, sono stati una realtà concreta in vari stati europei, a partire ovviamente dall'Inghilterra, la culla della rivoluzione industriale. L'esempio inglese più noto è quello di Saltaire, la cittadina fondata nel 1853 da Sir Titus Salt nei pressi di Bradford, che a sua volta ormai fa parte dei dintorni di Leeds. Indicativa è la scelta del posto in prossimità di un corso d'acqua, anche New Lanark, se ricordate, lo era, corso d'acqua in grado di generare l'energia idraulica necessaria per mantenere in attività la filanda. Un dato di fatto imprescindibile da allora in poi per questi insediamenti industriali. L'intento di fondo di Titus Salt è quello di abbattere ogni possibile conflittualità tra proprietario e classe operaia, garantendo alle sue maestranze un tenore di vita decente in case confortevoli dove non ci fosse spazio per carenze igieniche, promiscuità, alcolismo e per altre analoghe piaghe sociali che all'epoca rendevano breve e infelice l'esistenza delle masse proletarie, ipersfruttate dai datori di lavoro. In area tedesca realizzazioni analoghe sorgono in rapporto con la progressiva industrializzazione del paese, per cui il villaggio Krupp di Essen sorge intorno al 1870. I titolari delle acciaierie Krupp però preferiscono costruire per i loro dipendenti abitazioni a tre piani comprendenti un numero di alloggi variabile da 20 a 40, mentre in generale, lo vedremo meglio, il modello tipo delle case dei villaggi operai è quello delle villette mono e bifamiliari. E a proposito di Krupp, un piccolo inciso, purtroppo ricordiamo tutti cosa è successo a Torino, alla fabbrica Krupp, ThyssenKrupp, andate a vedere, sono gli ultimi giorni, oggi e fino a sabato, a Palazzo Saluzzo Paesana, la bella mostra di Paolo Grassino, dove c'è proprio una scultura dedicata alla tragedia della ThyssenKrupp di Torino. Dicevamo che i modelli in generale, lo vedremo meglio, sono le villette mono e bifamiliari che permettono al lavoratore di coltivare l'orto e di curare il giardino, cosa bellissima, ma il proprietario così può esercitare un più serrato controllo sociale sulle maestranze, coinvolte in una scansione del tempo limitata alla fabbrica e alla vita domestica. Tu fai questo, va lavori, poi quando hai finito di lavorare ti coltivi il tuo orto e il tuo giardino, stop, perché io ti controllo, se fai qualcos'altro lo vengo a sapere. I casermoni dotati di mini alloggi sono tendenzialmente riservati a scappoli e a nubili, in alternativa ai dormitori con mensa comune. Villaggi operai sorgono anche in Francia e nelle zone carbonifere del Belgio. In Italia il processo di industrializzazione procede più lentamente che altrove, spesso con commistioni riferibili alle attività agricole. La situazione è stata molto ben descritta dallo storico dell'economia Valerio Castronovo, che dice: l'Italia si trovò così, al momento della sua costituzione in Stato unitario, nella condizione di ultimo arrivato, giusto per cambiare, di un paese in forte ritardo economico rispetto a una parte dell'Europa occidentale già molto più avanzata e attenta a sbarrare la strada ad altri concorrenti. Però, fin dal lontano 1778, Ferdinando IV di Borbone aveva fondato la Real Colonia di San Leucio, non soltanto un setificio, a una manciata di chilometri di distanza da Caserta. Si tratta di un esperimento sia sociale che artigianale, una colonia fortemente voluta dal sovrano e basata sulla meritocrazia delle maestranze, con il coinvolgimento attivo di tutti i dipendenti. Retta da uno statuto che sanciva le rigide regole della vita in comune,
Dalla manifattura della colonia uscivano soprattutto pregiati tessuti per arredamento, tendaggi. Ogni operaio aveva assegnata una casa, pensate, 1778, dotata di acqua corrente e di servizi igienici privati, cosa folle per l'epoca. In compenso l'asservimento alla volontà del sovrano era indiscusso e inderogabile. Nel giro di un secolo però la situazione era cambiata parecchio, anche in Italia. Per quanto la nascita del Partito Socialista Italiano risalga al 1892, quando a Genova fu fondato il Partito dei Lavoratori Italiani, nucleo originario di una gloriosa formazione politica, travolta circa 100 anni dopo dal ciclone di Tangentopoli. In occasione del congresso del partito tenutosi a Livorno nel 1921, dal Partito Socialista si staccò il gruppo dei fondatori del Partito Comunista Italiano, tra i quali spiccava la figura di Antonio Gramsci, uomo politico sì, ma anche di vasta cultura. Le istanze che portano alla fondazione del PSI sono sia ideologiche sia dettate dalle necessità contingenti. E queste ultime si avvalgono tanto di ovvie rivendicazioni economiche, che sono sempre alla base del tutto, e normative anche all'epoca, quanto del parallelo sviluppo di associazioni di mutuo soccorso in difesa degli allora assai limitati diritti dei lavoratori. Tuttavia in Italia, ma non tanto in Italia, non si può trascurare quello che allora era una fondamentale fonte di potere, inteso in senso lato, la Chiesa Cattolica, in tempi in cui non erano ancora stati superati i dissidi creati dalla breccia di Porta Pia del 1870, data idea, considerata nell'ottica di un evidente vulnus perpetuato ai danni del potere temporale dei papi. Interviene dunque Papa Leone XIII a fare il punto circa la posizione della Chiesa sull'incipiente questione sociale. Il 15 maggio del 1891 l'enciclica Rerum Novarum esprime la posizione ufficiale del Vaticano sulla problematica, in difesa della proprietà privata, intesa come un diritto naturale, e della famiglia, all'epoca quella tradizionale, senza discussioni, ed anche ovviamente contro la dilagante ideologia socialista. L'enciclica si sofferma sui vantaggi offerti dalla povertà e sui risvolti positivi della beneficenza, condanna gli scioperi e favorisce un giusto intervento dello Stato nelle questioni economiche. Poi su quel termine giusto si può discutere a non finire, si sta discutendo anche in questi giorni. La conclusione è quanto mai illuminante e anche un po' disarmante: la carità regina delle virtù sociali. Dobbiate pensare anche all'epoca in cui è stato scritto. 1891. La storia posteriore ha già formulato l'ardua sentenza su tale affermazione, pur con qualche residuo dubbio, visto l'andazzo preso dalla recente globalizzazione dell'economia e dal prevalere della speculazione finanziaria sui fattori produttivi. Bisogna ammettere che oggettivamente le soluzioni in materia proposte dal pontefice non avrebbero potuto essere particolarmente innovatrici e ardite. Comunque il solo fatto di essersi occupato di un argomento così scottante dimostra l'interesse suscitato anche in Vaticano da una problematica emergente di rilievo anche dal punto di vista politico, e a Leone XIII va fatto merito di essersene occupato in maniera chiara, ovviamente in linea con il pensiero dell'epoca. In questo contesto storico sorgono in Italia i più importanti esempi di villaggi operai, dovuti esclusivamente all'iniziativa di imprenditori capaci di guardare oltre l'immediato tornaconto produttivo ed economico, sia personale che legato all'impresa. In questi casi l'obiettivo della pace sociale trova un giusto contrappeso
nel garantire alle maestranze un almeno decente livello di vita, seppur sottoposto a un controllo pervasivo, prima ancora dell'impiego dei più sofisticati odierni mezzi di persuasione di massa e di intercettazione, riferibili comunque grosso modo al medesimo progetto di manipolazione della volontà dei singoli individui al fine di esercitare e perpetuare il potere, ai giorni nostri anche soltanto puramente commerciale. Cioè, allora interessava produrre, adesso certi mezzi vengono, pubblicità martellante, vengono usati soprattutto per, ai fini commerciali, per vendere. Ecco, torniamo con i piedi per terra, appunto, anzi sul territorio, per usare termini moderni. Il difficile e lento processo di industrializzazione vissuto dal nord Italia si concretizza in pochi esempi di villaggi operai, sorti per lo più fuori dai principali conglomerati urbani, anche per la necessità di situare le fabbriche nei pressi di corsi d'acqua necessari per generare l'energia indispensabile alla movimentazione dei telai per la tessitura. In Italia, infatti, l'industria tessile riveste inizialmente un'importanza di gran lunga superiore a quella di qualsiasi altro settore industriale. Gli esempi di villaggi operai italiani che sono più noti e che sono stati maggiormente studiati sono quelli di Crespi d'Adda, di Leuman e di Schio. Lo sviluppo dell'archeologia industriale ha rivestito e riveste tuttora un ruolo fondamentale nell'analisi e nella conservazione di queste originali iniziative di notevole impatto, tanto organizzativo e manageriale, quanto più estesamente sociale. Qui vedete la pianta di Crespi d'Adda. Adesso, il villaggio di Crespi d'Adda sorge nel bel mezzo della pianura lombarda, là dove, come vi dicevo una volta, mi ero persa camminando, in provincia di Bergamo, lungo le rive del fiume Adda, ovviamente, che è uno dei tanti affluenti del Po. Attualmente fa parte del comune di Capriate San Gervasio. Si tratta dell'insediamento operaio più completo e meglio conservato del sud Europa. Con questa motivazione è stato inserito nella lista dei siti facenti parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La particolarità di Crespi è quindi quella di aver subito scarse alterazioni nel passare degli anni e di esserci giunto pressoché intatto nella sua identità e nella sua struttura di fondo. Questo microcosmo autonomo e autosufficiente è sorto a partire dal 1878, quindi pensate, dal 1800 New Lanark, dal 1853 Saltaire in Inghilterra, noi cominciamo 1878. Sì. Per volontà dell'imprenditore Cristoforo Benigno Crespi, il padrone del vapore, cui in seguito succederà il figlio Silvio, anch'egli attivo nel completamento dell'iniziativa paterna, peraltro in un certo senso ispirata dai precedenti analoghi esperimenti inglesi e francesi. Il villaggio operaio si è ovviamente sviluppato intorno alla filanda, vedete qui, vero fulcro urbanistico e non solo dell'intero complesso. Tale situazione è rimasta intatta fino al giorno d'oggi, anche per via della lontananza da quelle città e cittadine che si sono sviluppate nei pressi in un arco di tempo che comprende più di un secolo. Allora era proprio in aperta campagna. Crespi d'Adda, quindi, al centro dell'agglomerato sorge ovviamente l'opificio, il punto intorno al quale si sviluppa tutto il resto, come se la fabbrica fosse il centro del mondo o del microcosmo locale, se si vuole essere indulgenti. L'edificio si sviluppa in senso orizzontale, qui lo vedete, articolato in quattro corpi centrali che corrispondono alle quattro fasi della lavorazione del cotone. All'esterno il fabbricato rievoca alla lontana uno stile romanico lombardo. L'elemento che colpisce di più sono le decorazioni,
contrassegnate soprattutto dalla stella a otto punte, un simbolo che ricorre costantemente in questo villaggio e che a suo tempo aveva ospitato, pensate, fino a 4.000 operai, in maggioranza donne e bambini, vista la particolarità del prodotto industriale in questione. L'aspetto decorativo è tuttora un elemento rilevante, dalle decorazioni in cotto che qui vedete ai manufatti in ferro battuto, in primis la cancellata rossa che introduce alla fabbrica, sui tetti della quale svetta la snella alta ciminiera di 70 metri ornata da caratteristici pinnacoli di ferro battuto. Nell'insieme l'impianto urbanistico del villaggio appare tanto armonico quanto opportunamente strutturato in funzione ordinatamente gerarchica. In quel ristretto perimetro non manca nulla. Ci sono le villette bifamiliari, tutte uguali, destinate agli operai, con annessi orto e giardino, qui le vedete in sequenza. Ci sono quelle più pretenziose, dove abitano i caporeparto, e quelle ancora più spaziose per i dirigenti. Sulla sommità di una collinetta, non so come abbiano trovato una collinetta da quelle parti, comunque l'hanno trovata, le residenze del medico e del prete paiono vigilare attente, anche quanto a visibilità, sul corretto andamento sia fisico che etico della comunità. Nulla è lasciato al caso e ogni dettaglio riveste una sua particolare funzione. Componente essenziale di ciascun villino, abbiamo detto, è l'orto, importante per diversi motivi. Per tentare di annullare la distinzione tra lavoro dei campi e lavoro in fabbrica, per garantire al lavoratore un introito aggiuntivo oltre al salario, utilissimo in casi di maretta, per controllare il tempo libero di ognuno, stimolandone lo spirito di competizione, in quanto spesso Crespi stesso passava davanti ai singoli orti giudicandone lo stato di manutenzione, una specie di concorso del balcone fiorito, una roba di questo genere. Tra gli ambienti destinati alla comunità, la chiesa ripropone in dimensioni ridotte le fattezze della rinascimentale Santa Maria di Piazza, la chiesa principale di Busto Arsizio, perché città di origine della famiglia Crespi. Santa Maria di Piazza è tale quale questo, la chiesa di Crespi, solo un pochino più grande. A sua volta a Crespi l'omonima famiglia di imprenditori non si fa mancare nulla. Dall'imponente residenza, il medievaleggiante, diciamo anche un po' ridicolo, castello, la villa padronale, fino all'imponente mausoleo cimiteriale, che qui mi ricorda tanto il monumento che c'è nei pressi di Lipsia, che ricorda la battaglia di Lipsia, era una roba di questo genere, no? Tutto è sotto controllo, lavoro, famiglia, tempo libero, senza possibili imprevedibili deviazioni, morte compresa. Anche il cimitero, infatti, appare rigorosamente gerarchizzato. Vedete, questa è la tomba della famiglia padronale, poi le altre tombe, adesso qui non ci sono le immagini, ma erano divise, anche gerarchizzate, dirigenti, caporeparti, operai. E altre strutture comuni sono la scuola, l'ambulatorio medico, dopo lavoro, non di certo un'osteria, per carità, proprio eravamo sotto controllo perché non andassero all'osteria, il problema era quello, con annessa cooperativa di consumo, il lavatoio, il campo sportivo dotato di un allora avveniristico velodromo. Il villaggio operaio così pianificato trasforma la realtà lavorativa nel canone assoluto di qualsiasi manifestazione esistenziale, cioè tutto è condizionato dalla fabbrica, dal ruolo che la persona riveste nella fabbrica. Secondo appunto questo modello, qualunque circostanza viene ricondotta allo schema gerarchico presente in fabbrica. Ciò del resto comporta evidenti riscontri positivi
in termini di educazione scolastica, di igiene, di sviluppo del senso civico e soprattutto di pace sociale, perché chi usava ribellarsi, insomma, uno passa sotto questo affare qua, dice oddio, chi osa ribellarsi ai padroni, no? Però soprattutto anche in pace sociale, anche sviluppo del senso civico, e per l'imprenditore invece ovviamente c'era dall'altra parte, era garantita la pace sociale, quindi con un invidiabile grado di soddisfazione per entrambe le parti sociali coinvolte. Al di là di queste constatazioni rese evidenti dall'inevitabile senno di poi, visitare Crespi d'Adda oggi costituisce comunque un'esperienza estremamente suggestiva e interessante sia dal punto di vista ambientale che da quello storico-artistico, per l'unicità e la tipologia dell'insediamento urbano che a loro volta richiamano momenti importanti del difficoltoso e ritardato avvio dell'industria manufatturiera italiana. Leumann parliamo pochino. Ecco, questa è la targa che ricorda Napoleone Leumann, quella sotto una delle mie biciclette. Il villaggio, ci mancava, è qua vicino. Il villaggio operaio, appunto, di Leumann, nei pressi di Torino, oggi fa parte dell'Interland, del capoluogo piemontese, e ha quindi perso le sue caratteristiche iniziali di microcosmo sorto intorno alla fabbrica. La costruzione del villaggio si sviluppa a partire dal 1875 intorno all'industria tessile dell'imprenditore svizzero, eccolo qua, Napoleone Leumann, che proprio in quell'anno aveva trasferito la propria attività da voghera in una zona particolarmente favorevole. L'area scelta da Leumann, infatti, godeva allora di diversi vantaggi. Era isolata dalla città allora, adesso è tutto, adesso ormai fa parte di Torino, non c'è soluzione di continuità. Il costo del terreno allora non era esorbitante, vi era abbondante disponibilità di forza motrice idrica e in più si trovava lungo l'asse ferroviario che univa Torino alla Valle di Susa e alla Francia, anche grazie all'apertura del traforo del Fréjus nel 1871. Secondo Alberto Abriani e Gian Albino Testa, il villaggio operaio di Leumann è formato da due comprensori, in effetti anche adesso è diviso in due parti, a est e a ovest dell'opificio. La struttura urbanistica di entrambi è costituita da un asse viario di penetrazione ortogonale a Corso Francia, terminante in una piazzetta delimitata da edifici di particolare risalto architettonico e funzionale. Ai due assi principali della composizione urbanistica fa capo una rete trasversale di strade secondarie su cui si affacciano gli edifici residenziali. A loro volta questi edifici si distinguono da quelli di Crespi per avere una tipologia meno differenziata da loro, cioè non c'è sulla collinetta il medico e soprattutto il parroco che guardano, hanno una tipologia meno differenziata che quindi è manifestazione di una minore gerarchizzazione del villaggio, una gerarchizzazione che è decisamente più soft in questo caso rispetto a quella del corrispettivo lombardo, almeno dal punto di vista esteriore delle abitazioni. Le tipologie interne degli alloggi infatti sono molto varie e la loro assegnazione dipende sì dall'entità del nucleo familiare del singolo lavoratore, ma anche da fattori personali di merito, quindi più sei bravo, più hai figli, più è la casa grande. Il controllo dell'imprenditore sul comprensorio vuole comunque essere totale. Qualche anno dopo viene persino costruita una chiesa per evitare lunghi spostamenti a piedi delle maestranze verso la parrocchiale di Collegno, e in effetti è lontano, cioè a piedi non è proprio dietro l'angolo, ed evitare così lungo l'itinerario pericolose distrazioni verso l'osteria, quei localetti lì,
nei giorni di festa. E la chiesa è lì, in mezzo al villaggio, vai a messa lì e non ti muovi. La chiesa dedicata a Santa Elisabetta, in stile tra il liberty e l'eclettico, dotata di due campanili, vedete, non è un edificio qualunque, ma è opera del celebre architetto Pietro Fenoglio, uno dei principali esponenti piemontesi del liberty. I Leuman sono di religione calvinista, ma una chiesa cattolica nel bel mezzo del villaggio rappresenta comunque una necessità, diciamo così, socio-imprenditoriale. Meglio che ci sia la chiesa, anche se cattolica. Anche il negozio dove si compra merce di tutti i tipi rientra in quest'ottica, perché infatti i lavoratori e le loro famiglie pagano gli acquisti non in moneta sonante, cioè io ho i miei soldi, vado qua, vado là, vado dove voglio, no, ma con dei particolari buoni, disponibili solo per loro, un po', diciamo così, per essere buoni, predecessori degli attuali ticket o agevolazioni varie concesse per pagare, concesse ai dipendenti per pagare i pasti ad un prezzo con un ricarico minimo a vantaggio dell'esercente. Sì, sì, l'esercente ci guadagnava poco, però in pratica anche erano costretti, anche gli operai e le loro famiglie erano costretti a fare i loro acquisti nell'emporio del villaggio. Sostanzialmente il discorso era quello. Però pagavano la merce molto meno. Nel villaggio Leuman non mancano ovviamente luoghi deputati alla vita sociale, con asili e scuole in primo luogo, scuole affidate a maestri e o maestre scelti e stipendiati dallo stesso Leuman. Quindi se sgarri via, se insegni qualcosa che non va, giusto appunto, che qualcosa che di diverso dall'insegnamento tradizionale, sei licenziato. Vi sono anche un convitto per operai, sono i risvolti, sono i due lati della medaglia. Vi sono anche un convitto per operai e nubili, un ambulatorio medico-chirurgico, bagni pubblici, un teatro, un albergo per i visitatori, per chi andava, per gli ospiti del padrone, e una stazione ferroviaria. E allora c'era anche c'era la tranvia Torino-Rivoli. Questa è la, c'è ancora, adesso la stazione, no, il trenino no, ma la stazione sì, è ben visibile. La gestione familiare peculiare della struttura prevede anche una cassa pensione per operai e per impiegati e una cassa per le puerpere. La presenza della famiglia Leuman tuttavia risulta meno soffocante e ingombrante, beh non hanno il mausoleo, lo si vede, rispetto a quella dei Crespi, per quanto gli intenti paternalistici di base siano praticamente assimilabili tra loro. L'esperienza del villaggio operaio di Schio, la Nuova Schio, in provincia di Vicenza, è cronologicamente la prima in assoluto dell'Italia padana, in quanto progettata dall'industriale tessile Alessandro Rossi, famose lane Rossi, anche deputato e senatore del Regno d'Italia, il quale fin dal 1870, con la collaborazione dell'architetto Antonio Caregaro Negrin, noto soprattutto come architetto paesaggista, creatore di giardini, quindi ha collaborato questo architetto con Rossi. La realizzazione del progetto inizia 3 anni dopo e si presenta subito più difficoltosa del previsto, per cui si concretizza in una serie di case a schiera con orti e giardini privati, ma sostanzialmente priva di spazi comunitari. E qui abbiamo, vedete, qui in questa immagine c'è la filanda, vedete qui c'è il collo, che è tutto racchiuso in un corpo centrale a differenza di Crespi. La realizzazione appunto del progetto si concretizza in una serie di case a schiera con orti e giardini privati, per carità non mancano mai, ma sostanzialmente priva di spazi comunitari. Inoltre, a differenza dei casi di Crespi d'Adda e di Leuman, l'ubicazione del villaggio non risulta nettamente separata dai contesti abitativi limitrofi e preesistenti. Leuman parliamo al passato, ovviamente. Aperto all'esigenza di armonizzare la presenza dell'industria tessile
con una realtà territoriale agricola, siamo nel Veneto più profondo, il villaggio Rossi si palesa come il tentativo di livellare le differenze esistenti tra le varie tipologie, di abitazione, al fine di favorire la mescolanza dei vari ceti, con l'intenzione di risolvere così sia la questione delle abitazioni delle maestranze che quella sociale, in prospettiva politicamente più incisiva. Il villaggio operaio di Schio, quindi, fin dall'inizio non è pensato come un agglomerato autosufficiente e per questo ha meno importanza storica rispetto ai due esempi considerati in precedenza. Qui comunque Carregaro Negrin tenta di realizzare con il sostegno dell'imprenditore una sua personale utopia costruttiva, una specie di città giardino, qui vedete, con ampi giardini comuni in cui le case dovrebbero quasi sbocciare da ampi spazi verdi. L'idea si smarrisce strada facendo e quanto a strutture comuni si concretizza soltanto la costruzione della chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate del 1878, situata al limitare del quartiere operaio con il centro storico della cittadina di Schio. L'industriale contribuisce anche all'ampliamento del Duomo di Schio. Il Veneto di allora era profondamente tradizionalmente cattolico e da certi valori non era possibile discostarsi, neppure in nome della prosperità economica di una zona contrassegnata dal prestigio dell'Anificio Rossi. Ecco, in conclusione, l'altro giorno parlando con mia mamma mi dice: ma c'è stato, cosa c'entra Adriano Olivetti? Non è stato anche, ma Adriano Olivetti aveva questa idea. Adriano Olivetti, pensate, è morto nel 1960. Qui parliamo di fine 800, siamo in un periodo storico totalmente diverso. Ecco, in conclusione, appunto, i villaggi operai sorti nel nord Italia verso la fine del XIX secolo, da un lato dimostrano l'impegno sociale di imprenditori attivamente inseriti nel contesto industriale europeo. Sotto un altro aspetto, però, queste iniziative dimostrano in maniera palese gli intenti paternalistici e filantropici che sono alla base della loro ideazione e della loro concreta realizzazione in una dinamica del tutto nuova instauratasi tra imprenditore e lavoratore. La logica è stringente. Se l'operaio, al di fuori dell'orario di lavoro, vive in una casa confortevole e conduce un tenore di vita insolitamente alto per gli standard dell'epoca, di sicuro produce di più, si ammala di meno, rispetta le gerarchie professionali e non si fa passare per la testa certi grilli di stampo socialista. Dal canto suo, l'imprenditore baratta il benessere materiale delle maestranze con un occhiuto controllo su tutto quel che accade in fabbrica, vabbè, ma anche intorno alla fabbrica, in qualsiasi ora del giorno, festività comprese. Questi esempi ormai classici costituiscono comunque l'occasione per una approfondita riflessione sulla storia dell'industria italiana, anche nei suoi aspetti non legati esclusivamente ai fattori produttivi, oppure in termini statistici. E poi resta, ho trovato molto affascinante l'intreccio tra varie discipline, architettura, archeologia industriale comprese, che questa analisi propone in funzione di un approccio globale alla dinamica dei rapporti intercorsi tra imprenditori più o meno illuminati e lavoratori più o meno politicizzati. E con questo vi ringrazio e penso che domande.